Si parte da Urbania e si arriva a Cesena, 199 km. Nei primi tratti i corridori troveranno salitelle come Monte Calvo, Monte Scudo, salite di 2, 3, 4 km. Si arriva a San Marino, primo gran piano della montagna, dopo la discesa, Mercatino Conca, e lì comincia una salita lunga e pedalabile. Si arriva a Carpegna, 102 km dalla partenza, 97 dall'arrivo. Ed è da qui che cominciano 6 km, 500 metri durissimi, micidiali. Bisogna salire fino al cimo. Carpegna, che ho preparato tante mie vittorie. Non ho bisogno, prima di un giro di un tour, di provare una a una tutte le grandi salite. Il Carpegna mi basta. Io non le conto più le volte che l'ho fatta allenandomi. Direte che sono un tradizionalista? Forse sì, sempre ad allenarmi sulle stesse strade di casa, sempre a spingere gli stessi rapporti, gli stessi che uso in corsa, sempre in giro senza borraccia, perché mi bastano quelle quattro fontane che so io dove sono. Una proprio a Carpegna. Marco Pantani. È subito un muro. Il primo chilometro è al 15-16%. Qui serve il 39-25 per salire. Dopo un paio di chilometri la salita diventa un po' più agevole. E al terzo chilometro si incontra il cipo dedicato a Marco Pantani.